il centrodestra sembra essere spaccato, il patto, come il titolo del libro, in chi potrebbe essere? Ma guardi, io le dico una cosa, l'ultimo discorso di Draghi nasce da questo, il patto, disse ci vuole, siete pronti in Parlamento a fare un patto di verità, dicendo le cose come stanno, quello che possiamo permetterci o non permetterci, e i partiti Conte, Salvini, Berlusconi l'hanno mandato a casa, gli hanno detto no, no, Meloni, Bonelli, Veratogliani. Il patto è l'idea che questo trentennio buttato non ha prodotto niente né per un elettore di sinistra né per un elettore di destra. Sanità peggiorata, scuola peggiorata, salari peggiorati, tasse aumentate, immigrazione non è sotto controllo né integrata attraverso, per esempio, le usculture. E che vogliamo fare? Continuiamo con così? Oppure mettiamo insieme, io lo metto qua, una lista di priorità a partire dai diritti sociali costituzionalmente garantiti, cioè salari, sanità e scuola, ma con lo Stato che si concentra lì sopra e non entra in ogni campo di attività nazionalizzando qualunque cosa non funziona, per esempio. Si può trovare su questo gli elettori che dicono ok, noi vogliamo chiudere il bipolarismo. Chi vota Azione oggi è un elettore che dice ci siamo stancati, perché questo meccanismo di scontro permanente continuo non ha prodotto niente. Ci vuole qualcuno che faccia il perno e dica ok, questa è un'agenda fattibile, si parla un linguaggio di verità al paese, chi ci sta e si va avanti. Perché altrimenti il paese è perduto, perché basta guardare i dati proiettati per i prossimi 15 anni e l'Italia non sta in piedi. Non sta in piedi il sistema sanitario, pensionistico, i ragazzi sono andati tutti via, i salari hanno generato povertà diffusa. Oggi l'80% degli italiani pensa che il declino è inevitabile, il 75% che ci saranno moti di piazza, analisi del Censis. Ma noi possiamo stare in questo modo e continuare a parlare di quello, come si chiama, quello scemo con la pistola al Capodanno? Cioè, oggi, ma basta, cioè, c'è un'indagine alla magistratura, ma parliamo della persona che non si riesce a fare un attacco. Ma guardi, non è solo l'assenzione sulle armi a Kiev, qui è una situazione per cui negli ultimi 6 mesi, stando noi all'opposizione, come è doveroso fare, noi abbiamo fatto una miriade di proposte di collaborazione al Partito Democratico. L'ultima l'ho fatta poche settimane fa alla Schlein, di fare una grande iniziativa sulla competitività e lo sviluppo, su cui il governo non sta facendo assolutamente nulla. Ma la condizione sine qua non è sempre se sono d'accordo i 5 Stelle, se i 5 Stelle ci stanno. Ora, i 5 Stelle e la parola competitività e sviluppo non possono stare nella stessa frase, quindi non possono stare nello stesso progetto. Ma al di là di tutto, ma si può campare in una condizione per cui, anche se noi siamo d'accordo, faccio un esempio sul piano sulla sanità, noi abbiamo raggiunto un accordo col Partito Democratico per presentare degli emendamenti, ma presentare un progetto più complessivo. Poi non era d'accordo il Movimento 5 Stelle, quindi non se ne fa nulla. Ma io dico, a me, sono fatti degli elettori del PD, non sono fatti miei. Quello che dico come segretario di Azione, quello che diciamo segretario di Azione, è chiarissimo che oggi la linea del Partito Democratico è decisa sulla base di quello che fa piacere o non fa piacere al Movimento 5 Stelle. E siccome noi abbiamo forti riserve, per usare un eufemismo, sulle capacità di governo o di proposta politica concreta del Movimento 5 Stelle, questo è un grosso problema di collaborazione. Dopodiché la loro strada l'hanno scelta, la stanno perseguendo, è in bocca al lupo.